Ok. Vai, brava. Wow. Vai, bravissima. Unlock your full potential at Crack Addicts. Buongiorno a tutti, oggi siamo in compagnia di Valentina ed è qua per fare un controllo generale alla schiena, riferisce ai dolori sia alla cervicale che alla lombare. Vedremo un attimino qual è la causa del problema e cercheremo di liberarla. Allora Valentina, girati verso la finestra, ti sposto i capelli. Perfetto. Quindi fai sport, giusto? Sì, vado in palestra. Da quanto tempo? 2 anni. Prima di questo facevi qualcos'altro? Danza. Classica, moderna? Tutti tipi. Moderno, hip hop, tutti classico, okay. Flamenco. Ah. Dove? Ad Asti, Asti. I dolori ce li hai più di mattina, più di sera? Pomeriggio quando esco, anche la sera. Quindi pomeriggio, sera. La mattina ti svegli che non hai dolore? Ma a volte la cervicale. Ok, mal di testa? Ok. Anche questo da sempre? Sì. No, dalla terza media. Perfetto. Vieni un pelo indietro col sedere. Bravissima. Piega il collo in avanti. Brava, e giù con la schiena, piegati in avanti. Esatto? No, giù così. Esatto, così. Torna su, giù e su. Braccia dritte, spingi verso l'alto le braccia, spingi verso il basso, spingi verso il fuori, spingi verso il dentro. Ok, mano così. Spingi in alto la coscia. Anche questa, fuori la gamba, così vado, in fuori così. Così, sì, brava, stop, e anche questa, ok, brava, ti alleni bene? Ok, allora, gira il collo a destra, così, vai, si è già scrocchiata da sola, hai visto? Dimmi cosa vedi di me, mano, gomito, spalla, mano, gomito, spalla, viso. Mano, gomito, spalla. Ok, vai a sinistra. Sposto i capelli, stessa domanda. Mano gomito. Va bene, vieni a pancia in giù. Testa nel buco e braccia dietro lungo i fianchi. Dimmi se è male quando ti schiaccio, eh? Sei un po' rigidina. Qui è dolore? Più o meno. Qui? Qui sì. Qui? Sì. Più qui o più qui? Più qui. Più qui o più di qui? Più di qua. Ok. Se tiro hai sollievo, non senti nessun beneficio. Nessun beneficio. Se tiro così hai sollievo, nessun beneficio. Nessun beneficio. Se tiro così hai sollievo, nessun beneficio. Nessun beneficio. Ok. È tutto bello meccanico, eh? Devo liberarti dappertutto. Sei contenta? Benissimo. Allora, elasticità, ce l'hai buona, fai stretching, buona, sì. Beh, da ballerina, se non ce l'hai tu, ma non balli più? No, basta, basta, finita basta. La carriera da ballerina. Allora, pancia su, vai. Braccia lungo i fianchi, mano verso l'alto, palmo verso l'alto. No, così guarda. Ah, così. Bravissimo. Morbida, morbida. Se comprimo qui è dolore? No. Se comprimo qui è dolore? No. Ma
Mangi bene, mangi male? Fatti mica domanda bene? Sempre stessi orari, fai cosa, colazione, pranzo, cena, qualche spuntino, ok. Male in questo punto? Più o meno. Male in questo punto? No. Se tiro, hai dolore? Ah, c'è il cane. Ti faccio alzare la gamba così. Brava, giù. Se ti comprimo la testa, ti faccio alzare la gamba. È pesante o più leggera di prima? Pesante. Ok, giù. Se invece tiro verso di me, alza. È più pesante o più leggero? Leggero. Ok. Sei pronta che ti scrocchietto un po'? Vai. Non vedevi l'ora, tu di questa cosa. Vieni più vicino a me. Braccio, braccio. Prenditi le spalle. Così. Inspira. Fuori l'aria. Wow. Inspira. Fuori. Beh. Ok, mettiti sul fianco. Perfetta. Vieni più giù, 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 scendi, 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 scendi. Ok, più vicina. Perfetto. Un braccio me lo metti qui. Gamba la pieghi e la mettiamo così. Questa la raddrizzi e me la porti un po' fuori. Perfetto. Braccio da me. Giù la testa. Stai super morbida, eh? Brava. Dentro bene l'aria. Fuori. Ok, fianco da questo lato. Adesso ti metto a posto io, vieni più vicina, così, così, testa stavolta così, inspira e fuori l'aria, pancia su, ok, che scarpe usi quando ti alleni? Quelle lì? Air Force One, okay. Della Nike. Allora, anche qua farà dei rumoracci, eh? Non ti spaventare. Sì, sì. Ok, giù. Sei pronta? Sì. Vado? Vai. Molle, molle. Molle, molle. Brava. Ah, che meraviglia. Te l'avevo detto, non faceva male, giusto? Giusto. Allora, mano dietro il collo. Bella morbida, eh? Come hai fatto fino adesso. Morbida, brava. Inspira. Fuori l'aria. Ok. Mano dietro al collo. Morbida, morbida. Inspira. Fuori. Ok. Morbida, morbida. Morbida, morbida. Ok. Ci siamo. Seduta, gambe di qua. Non è rimessa benissimo, eh? Immaginavo. Allora, mano sui fianchi. Adesso, stai bella rilassata con le spalle. Quando te lo dico io, mi dai un colpo all'indietro con il gomito. Okay. Deve essere un colpo molto forte e molto veloce. Vai, brava. Pronta? Vai, bravissima. Commenti di oggi, parola chiave, forza. Giusto? Braccio dritto, spingi in alto, spingi in basso. Ok. Dolore alle mani quando fai allenamento, non so, la tua machine e ti fa male questo punto? No, qua. Sotto? Sì. Dopo tante ripetizioni o subito? Tante. Ok. Da quanto questo? Nell'ultimo periodo o da sempre? Nell'ultimo periodo, sì. Hai fatto, hai preso colpi al braccio, hai preso colpi al gomito? No. Ok. Allora ti risposto i capelli, eh. Gira a sinistra. Dimmi quanti capelli adesso ti raso. Gira a sinistra bene. Dimmi cosa vedi di me, mano gomito spalla, mano gomito spalla viso. Mano gomito spalla. Ottimo.
Allora, torna pancia in su. Piega questa gamba. Stai molle, molle, molle. Dimmi se hai fastidio. Perfetto. Seduta di nuovo, dai che abbiamo finito, sei stata bravissima. Normale. Ok, inspira ed espira. Inspira ed espira. Inspira ed espira. Perfetta. Domani avrà un po' di fastidio, che si assesterà un po' tutto, da dopodomani migliorerà molto. Non ti tolgo niente come esercizi, come cambiamenti, perché non eri solo bloccata, non hai problemi particolari. Quindi basta, continua a allenarti e brava. Gira diverso dalla finestra. Spalla a sinistra, giusto? Sì. Ok, in che movimenti ti fa male? Alzala lateralmente. In adduzione. Si comprima questo punto e dolore? Sento tensione. Si comprima questo punto? Anche. Se comprimo qui, prova a muoverla, così è peggio o meglio? Meglio. Così è peggio o meglio? Uguale. Uguale. Vai. Un po' meglio. Un po' meglio. Era meglio questo? Sì. Ok. Da quando stai così? Un mesetto e mezzo. Ti stai allenando? Sei ferma? No, ferma da un mesetto. Ok. Colpi non ne prendi. Male qua? Tensione. Male qua? No. Ok. Vai giù, toccati la punta dei piedi. Torna su. Mettiti seduta al centro. Gira il collo a destra. Torna al centro. Adesso gira ancora a sinistra. Dimmi cosa vedi di me. Mano gomito spalla, mano gomito spalla, viso. Spalla. Spalla, vai a destra. Viso. Ok, quindi c'è anche un deficit in rotazione. Dobbiamo correggere anche questo. Piega il collo in avanti, giù, torna su. Male qui? No. Male qui? No. Tieni il braccio in questa posizione, dritto, spingi verso l'alto, dolore? Sì. Spingi verso l'alto, dolore? No. Spingi verso la tua spalla, dolore? No. Se schiaccio questo punto, si riflette un dolore lungo il braccio o non senti niente? No, niente. Se schiaccio questo punto? No. Ok, pancia in su. No, sento tensione. Stretching e fai? Sì. Fai un bel respiro, eh? Fuori. Ancora. Allora, vieni a pancia in giù. Dimmi se faccio troppo male, eh? Stai
Stai mangiando bene? Stai mangiando male? Ho fatto una settimana a Pavia, però non so. Ok. Qua è dolore? Sì. Se comprimo qui e ricomprimo qua, scendo è uguale. Uguale. Se comprimo qui e comprimo qui, scendo è uguale. Uguale. Scendo uguale. Un po' meno. Scendo uguale. Un po' meno. Meglio questo. O meglio questo. Quello di prima. Questo? Sì. Fai molti stacchi in palestra? Un po' sì. Pancia in su? Prometto che si ferma da un mesetto, pieno. Sì. Prima di fermarti non ho io dolore. Costante e lieve. Ok. Un bel respiro. Fuori. Un bel respiro, fuori, un bel respiro, male? No. Qua è dolore? No. Qua è dolore? No, no. Qui? No. Qui? No, fastidio. Ok. Gira sul fianco di qua. Vieni vicino. Dentro l'aria, fuori. Inspira, fuori, bene. Dentro, fuori. Dentro. Ok. Vieni più qua. Braccia, sulla testa, dentro l'aria, fuori. Dentro, fuori.
vieni più su. Male qui? No, fastidio. Male qui? Sì. Se comprimo qui, questo scende uguale? Scende. Questo rimane uguale o scende? Uguale. Ok. Morbida, morbida. Molle, molle. Vieni un filo più qua. Mano dietro il collo. Dentro l'aria. Fuori. Seduta, un po' più in alto, quando te lo dico io mi dai una gomitata verso l'indietro. Pronta, vai. Prova a muovere l'inizio meglio. Sì. Ok, adesso scegliamo anche un po' la parte muscolare. Mm-hmm. Devi fare molto stretching in questi giorni. Così che tolta la disfunzione meccanica, il muscolo gli dà un po' di elasticità. Ok. E togliamo un po' di problemi. Ruota un po', inclina, appoggia la testa, brava, molle, eh? Ruota a sinistra, dimmi cosa vedi di me. Viso. Ok, molto bene. Adesso gira lentamente a sinistra. Stop, gira lentamente a destra. Ok. Pancia in su. Stai morbida. Apri leggermente la bocca, poco poco. Brava, molle, inspira, fuori. Seduta, braccia dritte, spingi in alto, spingi giù, spingi in fuori, spingi in dentro, ok, arriva a bloccare, eh? Adesso vai con il braccio dritto, vai verso l'alto, quando lo dico io, pronta, vai. Giù, su, giù, su, e giù. Torna indietro. Ok, prova a muovere un pochettino il braccio, tu mi sono sentito un po' più libero. Sì. Ok. Ti ho liberato tutto, devi fare un po' di allungamento prima di partire con i pesi, quindi allunga molto, dedicati allo stretching e poi ci riaggiorniamo, dovrebbe essere tutto a posto. Come possiamo notare a livello posturale, lei ha una anteposizione di collo abbastanza ampia, questo per colpa di o una trazione della catena anteriore
o una disfunzione della lingua. Adesso controlliamo, vediamo un attimino cosa andare a togliere. Mi sembra abbastanza nella norma. Dobbiamo correggere un po' di difetti biomeccanici. Ti chiedo, Elisa, di guardare sempre la finestra, brava, di piegare il collo in avanti e andare giù con la schiena e toccarti la punta dei piedi. Torna su. Hai dolore a scendere? Tira un po'. Dove? Parte posteriore. Ok. Mi fai un bel respirone. Fuori. Ancora. Va bene, allora, vieni seduta al centro del lettino, con le gambe di là. Qua ti fa male? Un po'. Qua ti fa male? Molto meno. Questo scende come dolore o aumenta? O rimane uguale? Rimane uguale. Ok, se ti inclino di qua, scende, aumenta o rimane uguale? Scende. Scende, ok. Gira il collo a destra. Ok, hai un po' di ipomobilità a livello meccanico, vuol dire che certe strutture si stanno muovendo un pochettino di meno. Questo potrebbe dipendere o da contratture muscolari, oppure realmente la struttura meccanica si muove poco e andiamo a liberare così. Cosa fai come sport? Atletica. Ok. Hai difficoltà in qualche gesto tecnico? No, ti sento no. Ok. Ho poca mobilità su un anca. Destra o sinistra? A destra. A destra. Vieni a pancia in su, con la testa di qua. Inizia il dolore. Tira un po'. Dove? Dietro. Qua? Sì. Ok. Si ha dolore? Tiene sempre qua. Sì. Morbidissima. Giù. E unisci i talloni. Spingi con le ginocchia verso l'interno. Spingi verso l'esterno, stop, giù questa, tieni la gamba così, resisti la mia spinta, io spingere giù, tu resisti, giù, resisti, giù, bella forza è molto buona. Quante volte tagli lì? Tutti i giorni. Tutti i giorni? Sì. Anche weekend? Sì. Tutti, 7 su 7? Per niente. Forse ho già l'unico giorno di riposo dopo un po' di settimane di carico. Fuori. Ancora. Fuori. Fai stretching? Sì. Allora, cominciamo a liberare un po' di cosette. Mettiti seduta con le gambe verso la scrivania. Vieni un po' indietro col sedere. Sentirai rumore, non spaventarti che non fa male. Stai immobile. Brava. Strano? Abbastanza. Pancia in su. Stop, gira il sul mano, okay, perfetto. Anche qui sentirai dei rumori strani, ma non fanno male, quindi non preoccuparti. Ok, ti sentirai cadere al lettino, non cadi, eh? Ok, inspira, fuori l'aria. Gira su questo fianco.
prima stop. Morbidissima. Così. Inspira. Fuori. Vieni un po' qua, bracciale, inspira, fuori, inspira, fuori, mettiamo dietro il collo, super morbida, dentro l'aria, fuori. Studi, giusto? Sì. Cosa fai? Scienze motorie. Traumi durante lo sport negli anni non ne hai avuti? Ma ho incastrato la famiglia quest'anno, facendo un po' di siepi, e poi ho fatto pubalgia e... Pubalgia, ok. Sì. E un anno mi si è bloccato un ginocchio e non si è mai capito il perché. In che senso? Un giorno facendo delle salite abbastanza corte ma rapide, sì, il mio ginocchio si è tipo bloccato, non sono riuscita a camminare per un attimo. Quanto è durata questa cosa? Cosa? Quanto è durata? E un paio di minuti, poi si è sbloccato. Dimmi se va bene. Le scarpe ogni quanto le cambi? Dipende, 300-400 chilometri. Pancia in su. Da corpo molto buono, però. Questo è positivo, ti stai allenando molto bene. Ti consiglio intanto di staccare un attimino, anche 2 giorni. No, già oggi ho fatto un giorno di riposo, poi staccherò realmente una settimana. Ah, ok, perfetto. C'è bella morbida. È la brutta vita degli atleti di mezzo mondo. Ci alleniamo tutto l'anno. È difficile staccare. Ah, certo. Alimentazione, mangi bene? Sì, mangio di tutto. Non mi sembra un nutrizionista, roba. Ok. Dimmi se dolore. Morbida. Morbida, 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 brava. Giù. Allora, se comprimo qui, hai dolore? No. Se comprimo qui? No. Se comprimo qui? Un po' fastidio. Fastidio. Qui? Un po' di meno. Ok. Qui? No. Qui? No. Sì. Un po' di fastidio se ce l'hai. Se schiaccio questo punto e ricomprimo qui, scende il dolore, aumenta o rimane uguale? Scende. Scende. Se comprimo qui e rischiaccio qua, torna come prima? Un po'. Ok. Così va via. Fuori. Respira. Fuori.
Inspira. Meglio? Sì. Ok. Seduta. Gambe là. Allora, facciamo qualche test e vediamo se abbiamo liberato tutto. Ruota al collo a sinistra. Ruota al collo a destra. E qua ci siamo. Piega il collo in avanti, piegati in avanti. Torna su. Giù. Torna su. Fammi tre bei respironi belli profondi. Vai. Fuori la bocca. Uno. Due. Vai. Perfetto. Braccia dritte. Guarda me. Spingi con tutta la forza che hai verso l'alto. Vai. Verso il basso. Verso il fuori. Verso il centro. Perfetto. Giù dalla mobile. Vieni un po' quindi devo sedere. Braccio a me, poggiati a me, morbidissimo. Ok. Allora, ti ho corretto tutte le disfunzioni che ho trovato. Le disfunzioni sono quelle, proprio quelle alterata funzione della struttura. Quindi dove c'era un sovraccarico ho liberato tutto e liberando la meccanica il muscolo poi si va a rilassare. Butti fuori con la bocca. Così allunghi sia questa parte che questa parte qua. Da qui andrai un po' più dritta, fuori col pettorale e il collo un po' più indietro. Ok. Ok, il resto devo dire che si è messa bene. Grazie Elisa, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video, mettete un bel mi piace. Ciao!